Parliamo in perugino? Sì. Come è stata il beh, non posso nascondere che è stato emozionante per me mettere piede in questo stadio, è stato emozionante vedere questo bagno di folla, anche se era un bagno bianco-rosso, io adesso rappresento altri colori, quindi un bagno di folla che c'era ostile, in senso sportivo naturalmente. Però devo dire che emozionante, però ci tenevo comunque a fare un dispetto, sempre in senso sportivo, al Perugia, perché, ripeto, era la nostra partita di esordio, ci tenevamo a far bene, ci tenevamo soprattutto a far risultato, sapevamo che era una partita molto difficile, perché il Perugia è una grande squadra, ha un grande pubblico, gioca in un grande stadio e quindi evidentemente sapevamo di poter correre il rischio di perderla. Secondo me la prestazione l'abbiamo fatta, abbiamo provato a fare la nostra partita, abbiamo fatto un buon pressing nella metà campo del Perugia spesso, possiamo far meglio sicuramente in fase di possesso palla, soprattutto in fase di impostazione sappiamo far meglio, però abbiamo avuto delle reazioni importanti anche dopo i gol subiti, la squadra è sempre stata viva, è sempre stata in partita, ha avuto qualche buona situazione, non ne abbiamo concesse tantissime al Perugia ed è un merito perché il Perugia è un attacco importante, però abbiamo commesso delle gravissime ingenuità che hanno determinato il risultato, soprattutto quella del primo tempo, perché non puoi prendere gol a due minuti dal riposo, quello è stato, ha condizionato un po' anche il nostro secondo tempo, non puoi perdere una palla così sanguinosa in uscita e soprattutto non si possono prendere gol su palla inattiva e anche su seconda palla in seguito a una palla inattiva. Sono situazioni abbastanza leggibili su cui noi abbiamo fatto male, mi assumo la mia responsabilità e dovremo crescere velocemente perché poi queste partite spesso si risolvono in questo modo. E quindi questo è il mio rammarico per la partita perché, ripeto, sono soddisfatto della mentalità e della prestazione della squadra, ma chiaramente abbiamo fatto cose abbastanza gravi che hanno determinato il risultato. Qualche rimpianto per le assenze? Io non, sì, le assenze erano tante, ma io non guardo mai a chi non c'è. Noi avevamo comunque 20 giocatori in organico, avevamo 11 ottimi giocatori in campo, avevamo 8 ricambi in panchina all'altezza e quindi non guardo mai a quello che può essere, quello non può essere. La partita l'avevamo preparata, l'abbiamo giocata con determinazione, con impegno e dovevamo fare qualcosa meglio su determinate situazioni perché sappiamo che in questa categoria non ti perdonano, come in effetti è successo. Un pochino forse più pericoloso il Como con l'ingresso di Gerardi? Beh, sicuramente sì, perché è chiaro che è una punta strutturata che ha, come dire, anche un po' semplificato la nostra manovra, nel senso che magari si cercava un pochino di più la profondità, la palla addosso, mentre nel primo tempo dovevamo lavorarla, che è un po' la nostra caratteristica, la dovevamo lavorare, l'azione, portare diversi giocatori fuori, passare attraverso le noci che poi trova la palla di prima o l'imbucata. Quindi un'azione sicuramente più elaborata, mentre nel secondo tempo con l'avvento di Gerardi è un po' più semplificata. Ma questo lo sappiamo, abbiamo voluto questa varietà di attaccanti proprio per avere soluzioni diverse in base alle gare e in base all'avversario che andiamo a affrontare. Allora, partiamo da Jakimovski. Jakimovski ha fatto un allenamento e mezzo con la squadra, di fatto, e quindi non posso che essere soddisfatto della sua prestazione perché ha garantito comunque spinta, corsa sulla fascia, anche fisicità. È chiaro che non potrà mai essere giudicabile sotto l'aspetto della condizione oggi e neanche sotto l'aspetto tattico perché evidentemente, ripeto, abbiamo fatto due robine, A, B, e ci siamo fermati lì. Sbaffo è entrato, ha dato vivacità, anche lui però si deve integrare perché anche lui ha fatto due allenamenti con la squadra e quindi evidentemente certe giocate le può ottimizzare. Però ha dato vivacità, il suo ingresso ha dato subito vivacità in mezzo al campo e Bagua ha combattuto contro una linea difensiva forte, comunque come quella del Perugia. Il primo tempo forse un pochino isolato, il secondo tempo con vicino Gerardi che ha più fisicità certamente ha trovato
anche più giocate, più spazi, anche perché non dimentichiamo che Bagua sa fare sia la prima che la seconda punta, ma direi che sa fare soprattutto bene la seconda punta. C'è stata un po' questa difficoltà di intesa tra i bambini? Sì, un po' c'è, perché... Così per caratteristiche o perché... No, cioè... Manca, no, qualche combinazione l'hanno fatta, ma evidentemente devono lavorare meglio insieme. È chiaro che Lenoci è un giocatore, non è un attaccante, lo sappiamo tutti che Lenoci non è un attaccante, è assolutamente, forse non è neanche una seconda punta, ce l'abbiamo trasformato noi l'anno scorso, ha dato risultati importanti perché ha fatto tanti gol e ne ha fatti fare tanti, però adesso c'è anche un gradino in più, quindi vedremo. Probabilmente insomma, bisognerà aggiustare anche l'intesa, ma si può pensare anche a trovare delle alternative, quindi a arretrarlo un pochino. No, non è così, in questa partita probabilmente sì, perché poi ripeto, era difficile lavorare contro il Perugia, soprattutto una volta andato in vantaggio, perché evidentemente hanno un notevole spessore come squadra, quindi la manovra veniva un pochino semplificata, no, con Gerardi. Non dico che basta buttare una palla avanti, che qualcosa succede, però in situazioni di emergenza può essere fatto anche quello. Bessa è stato sottoposto a una, non a marcatura, però in quella zona di campo trovava la punta bassa del Perugia, era di Carmine, e sicuramente l'ha limitato molto, nonostante noi avessimo preparato dei meccanismi per entrare con altri giocatori, però evidentemente non è stato fatto giocare molto, e dovremo trovare delle soluzioni, perché Bessa è un giocatore che sarà sempre sottoposto a attenzione, perché se la nostra manovra passa da lui e lui la velocizza come sa fare lui, può essere un problema per gli avversari, e siccome gli avversari ci studiano e ci vedono, è da aspettarsi che ce lo inibiscano ancora. Come? È un giocatore molto dinamico, molto... Sì, qualche volta ha esagerato un po' nel tener palla, ma sono cose normali, perché magari non sa ancora bene come si muovono i compagni. Quindi c'è da aggiustare un po' di cose, le sappiamo, ma non voglio che sia una giustificazione. Abbiamo perso una partita, e mi dispiace molto, e non dobbiamo perdere altro. Ecco, questo è il concetto. Walter l'ha sentito? No, ancora no. Quando? No, stasera lo sentiremo. Ah, sì, probabilmente. No, sì, sicuro. Ma a orari strani noi ci sentiamo. A orari strani. Senta, a giugno era comparso anche il suo nome per il tuo contatto. Assolutamente mai avuto nessun tipo di contatto con il Perugia, quindi smentisco assolutamente. Sono voci ogni tanto che si buttano là, ma non c'è stato nella maniera più assoluta niente. E penso che il Perugia abbia fatto un'ottima scelta con Bisoni, se volete la mia opinione, gratuita. Pensando già alla prossima, ci sarà Como di Voto contro una squadra che ha vinto bene. Non lo so ancora il risultato. 4-0. Contro? Ha vinto 4-0 contro Pescara, che insomma, è una squadra. Insomma, un bel biglietto da visita. Ma noi non dobbiamo guardare l'avversario. Oggi noi sapevamo che era una partita difficile, un avversario di spessore, di prestigio, però non abbiamo guardato più di tanto il nome dell'avversario. Siamo venuti a giocare, ci abbiamo provato, abbiamo fatto alcune cose buone, e lo stesso dovremo fare con Livorno. Attenzione, questa non vuol dire essere superficiali o presuntuosi, però questo dovrà essere il nostro atteggiamento. Se noi pensiamo, perché arriva a Livorno, di giocare difensivo, di star là, assolutamente... Ecco, tutte le avversarie dovranno perdere prima o poi, no? Siamo sempre ottimisti. Io ai ragazzi ho detto di tirar su assolutamente velocemente la testa, perché la partita di oggi ha dimostrato che dobbiamo lavorare, non c'è dubbio, però ha dimostrato anche che ci possiamo stare alla grande in questa categoria. Il modulo può essere giusto, ma va sistemato un po', va corretto in certi atteggiamenti, e soprattutto ci vuole un'alternativa. Ci vuole un'alternativa. Non era Marconi, doveva fare, non era Marconi, no?
perché arrivava lì, ci arrivava, però non riusciva a concretizzare. Ma questo lo dovremmo un pochino mettere in preventivo contro avversari di un certo spessore. È proprio lì che dobbiamo fare comunque un salto di qualità, trovare qualche soluzione alternativa, trovare qualche soluzione alternativa anche come modulo, perché giocare con un solo modulo, nonostante si possa intervenire con i cambi, no? Perché è ovvio, se metto un giocatore più offensivo sulla fascia, uno che spinge, intervengo dal punto di vista tattico, ma bisogna anche intervenire proprio nella struttura di squadra, di come la squadra sta in campo, è quello che dovremo fare nei prossimi giorni.